Ladies and gentlemen, welcome back to Glomerelli Network, House of WRC, we are Paolo Sissinati and Salvatore Zuena. But now we don't do it, se parliamo inglese potrebbe esserci dei problemi legali. E con una bella transizione, un bello shuffle laterale, Paolo si è presentato all'interno di questo video. Benvenuto, Paolo. Ciao ragazzi, ciao, è tornato in vita in Messico. È tornata, è stato incredibile, vittoria. Dio, da quanto tempo? Ma è impressionante, sembrava due gare fa, proprio il Monte Carlo. Mamma mia, vedi, il Monte Carlo che non... A parte gli scherzi, è un part time, ma vola. Part time, fa sempre un attimo così definirlo part time. E quindi, detto questo, catapultiamoci subito nel vivo della puntata. Andiamo a vedere quelli che sono i voti e i vari piloti. Oce, voto. Che voto gli vuoi dare? Oce, è una domanda. Ah, gli diamo un 10 perché è stato. Pensavo un 0. Oh, non è il culo, c'è il secondo posto. Signori e signori, stiamo cercando di sostituire perché poco si cambia, come vedete, ha i suoi problemi ed è anche in penombra. Risolviamo questa situazione? No, non è possibile perché Paolo Sinavi risucchia la luce, è come il nero, non lascia speranza. Sono sempre più scuro, come non lascia speranza ai colori. A parte gli scherzi, torniamo seri. Gara fantastica, dominata dal primo minuto. Certo, aiutato dai problemi di Tanak, dagli incidenti di Latte, ma su quello di cui parliamo. Ma davvero il professore, ancora una volta, la domenica addirittura con tranquillità gestisce. In Power Stage potrebbe andare tranquillo e invece no. Dimostra che vuole anche i punti della Power Stage, che ha fame di punti, e lo stesso Tanak l'ha riconosciuto. Quindi bravissimo il professore. È un professore che quasi lo si mette a candidatura a un titolo mondiale. Cioè, lui si sente, secondo me lui sa che se vince tutte le gare quel titolo lo può, e chissà, se lo può portare a casa. E se vede che la possibilità ce l'ha, secondo me c'è qualche garetta in più, potrebbe farlo. Già al prossimo evento lo vedremo già in Croazia. Situazione classifica, eccola qua, quindi Paolo Sinavi sarà costretto a mettere la classifica. Sì, 56 punti in due prove, leader del mondiale con 3 punti su un ottimo di Arrini Emilia, alla fine zitto zitto è lì, e poi 4 punti di vantaggio su Calderonta. Qualche difficoltà per lui in questo inizio stagione, ma ne parliamo bene dopo. Quando è il turno di Calderonta? Adesso il turno del secondo classificato al finale, alla Power Stage, supera il Finio Evans e va a prendersi la seconda posizione. Voto 9 per DRM Miller. Straordinario ancora una volta il pilota di punta di c'era Lappi fino a poi a quello che è successo, però ha dimostrato di essere quel pilota che con questa vettura riesce a tirar fuori ancora di più, sempre di più quello che è il potenziale. Ma visto una Hyundai comunque in crescita, ne parleremo dopo. Però hai ragione, in più bisogna dire anche che Neville nella prima giornata è andato ad accusare quello svantaggio causato anche comunque dalla posizione di partenza. Partiva terzo, primo c'era Tanak, secondo c'era Roman, però terzo c'era Neville. Poi Tanak ha avuto problemi, Roman si è trovato ad aprire le strade e Neville subito dietro, quindi entrambi i piloti a braccetto sono andati a perdere tanto tempo. In generale una buona prova, è stato, non ha fatto errori, quindi bravo di Harry. Evans anche lui non può che non portarsi a casa un 9, davvero beffato sull'ultima prova speciale per 4 decimi. A un certo punto anche noi eravamo lì che non avevamo capito se era 4 decimi avanti o 4 decimi dietro. Lo stesso Latvala all'inizio esulta convinto che Evans fosse 4 secondi avanti e invece il 4 decimi avanti, scusate, invece è 4 decimi dietro, e infatti subito si è visto la scena. Però è stato davvero comunque un ottimo crescita rispetto all'anno scorso. Positivo, dai, finalmente sembra di rivedere quell'Evans che abbiamo visto nel 2022. Forse aveva bisogno appunto di quella stagione un po' così per andare un po', per cercare un po' di migliorare e di tornare a quelli. Vabbè, ma l'avevamo anche detto, perché Evans è uno di quei piloti che ha bisogno di entrare al 100% con la macchina, prendere il giusto feeling prima di spingere. Poi c'è Rovanpera, lì si apre un discorso. Quarto giù dal podio, ma anche come dicevi tu, ha aperto le prove molto lontano, però ha chiuso veramente tanto l'apertura delle prove, forse anche un po' mancanza di prestazione da parte sua qui. 7 per Calle Rovanpera. Un po' spento, sai, se nelle altre prove comunque gli davamo tante vittorie di stage per lui, e davvero non sembrava lo stesso Rovanpera.
Ci sta. Sì, ok, Finlandia sono forse mose. Non si trovava con. A parte gli scherzi. Ritorniamo sempre lì. Perché URC non inserisce la qualifying stage? Ma... punto di domanda. Voi sareste d'accordo sì o no? Vi lancio la domanda nei commenti. Un video, perché a quel video punto si ci apre un video dove andremo ad analizzare. Anche perché se no apriamo e non finisce Innovation Rally. Innovation Rally, più o meno. Più o meno, ok, sì, vai. Andiamo avanti, scusate che qui intanto la camaglia va sistemata. Andiamo con il quinto classificato, anche lui con un grande distacco da quello avanti, non lo andiamo neanche a dire. Danny Sordo, 6,5. Gara, sordo come la sì, diciamo una gara da sufficienza, era lì qualche errorino di troppo, non è riuscito a trovare la giusta velocità, diciamo qualcosa in più di Serderis, no vabbè qualcosa in molto più di Serderis, però non è stato quel sordo che abbiamo visto, che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso di questi anni, un po' in sordina, però ha detto lui stesso abbiamo fatto difficoltà. Puntiamo al Portogallo a far bene, sappiamo che sordo in Portogallo tira sempre fuori di tempi interessanti. Tanak, voto 7. Come descrivere la prova di Tanak? Tanak le prime prove le ha vinte, era lì, era leader, poi tranito dalla vettura. Se l'è sempre giocato, diciamo che Tanak ha fatto le prime prove, abbiamo visto un bravo, un buon Tanak. Come dicevi tu, la vettura lo ha tradito. Attenzione, problemi al turbo. Problemi a turbo. Ricordiamo in Messico altitudini anche importanti, quelle avranno un ferito sulla vettura. Poi uno va a dire, vabbè, M Sport ha avuto problemi a tutte le vetture. Forse ne risentiva di più perché la tecnologia di vettura si adattava meno a quel tipo di altitudine. Non so, che sappiamo che M Sport comunque anche da inizio stagione qualche noia meccanica l'ha sempre data. Staremo a vedere, poi certo Tanak dopo i problemi ha comunque alzato il piede, ha detto tanto è finita, è inutile andare a rischiare inutilmente. Poi invece in Power Stage ha spinto, si è portato a casa un'ottima seconda posizione, eravamo convinti a un certo punto la Power Stage è sua, poi è arrivato C, vabbè. I 4 punti comunque si... Vabbè, e niente, alla fine porta a casa 5 punti, zitto zitto Tanak, riesce a guadagnare anche una decima posizione, l'ultima prova, la penultima prova grazie a Formoghe. Anche lui problemi però problemi, in generale nella gara di Sport parliamo dopo. Abbiamo già detto il voto a Tanak 7, però per sicurezza. Parliamo, adesso iniziamo a parlare giapponese, ti voglio sentire parlare un po' giapponese. Takamoto Katsuta che porta a casa voto, che porta a casa Takamoto Katsuta porta a casa un 5, porta a casa un 5 purtroppo per lui incidente il giorno del compleanno suo. Esatto, se l'è vista brutta Takamoto Katsuta, perché il colpo dato da Takamoto è stato un colpo importante, nonostante ciò è riuscito a rimettersi in macchina, è ripartito. Dopo un incidente del genere devi essere comunque, devi aver fegato a metterti in macchina subito e ripartire. L'ha potuto fare perché la macchina glielo consentiva ed è arrivato. Però bisogna dirlo che Taka non aveva la massima potenza. Macchina leggermente non al massimo delle prestazioni. Grande salto. Come potete dire? Come kamikaze. Adesso mi sei sembrato addirittura. Non lo so, quello. Come si dice? Missile balistile perché missile con bunda pare boom, quindi positivo. Spaventare nemico. Gala di Seldelitis. Invece come definire gala di Seldelitis? No, adesso in greco. E poi torniamo. C'hai paura, ho fatto il crash. E poi torniamo seri. Ok. Seldelitis lo dice la parte stessa del suo cognome, Ridis. Cioè ridi, divertiti e basta. Perché si è divertito, rideva in continuazione, ogni fine prova era una ha bloccato festa. Una prova speciale. Si è fatto il suo voto, lo devo dire io tu, lo devi dire tu. Vabbè, lo diciamo insieme. Sei. Fa il suo, non sei non accappottato, fa il suo, peccato che si è girato, però non fa nulla. Lupe! Quasi apre un mondo sempre velocemente. Sulla terza prova è successo di tutto per M Sport, l'abbiamo detto. Tanak ha rotto la macchina, Serdenidis si è girato e Lubena non me ne fa. Scusami, è tutto M Sport, partecipa, io non faccio nulla. No, in un taglio entra troppo cattivo, colpisce, rompe il braccio. E Lube che poi anche al sabato o la domenica, ma il sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio problemi, domenica qualche errorino di troppo. Diciamo che non è in una situazione, in un bel periodo Lube.
sembra di rivedere un po' quello che stava succedendo a Formò. Ecco, troppa pressione, l'ansia di fare per forza il risultato. Con Tanak dall'altra parte. Comunque c'hai Tanak, c'è poco da fare e quindi arrivano questi errori. Non mi sento di demonizzarlo, di abbatterlo, di distruggere. Sei un pilota di scarsissimo. Assolutamente no. Questa volta purtroppo però è un voto negativo, è un 5. Però da Rubé noi sappiamo che il potenziale c'è, così come per Formò. Bisogna solo aspettarlo, speriamo che M-Sport gli dia fiducia e gli dia spazio per crescere. Ultimo? No, sì, ultima della nostra classifica. Non meriterebbe di stare così in fondo se becca l'Api, il finlandese volante, azzarderei dire, in questo rally in cui spingeva tanto. L'unico che ha lottato con Sebastiano Ogier per la vittoria, lo dicevi tu in fuori onda, Ogier, l'Api, Neville Evans. Una bella lotta, voto 7,5, peccato per quello che è stato l'incidente. Palo sfortunato, essere vista anche brutta, l'incidente è stato davvero duro, la macchina ha subito una bella botta, anche lui poi tutti i controlli, per fortuna sta bene, lo rivedremo già in Croazia perché è pilota fisso, però attenzione all'Appi perché ci ha fatto vedere delle cose ottime, un po' di difficoltà in su asfalto a Monte Carlo, però lo conosciamo, l'app è finlandese, anche lui ha bisogno della terra e della Croazia, rally su asfalto puro, tanto per dire, lo rivedremo in Croazia, lo rivedremo. Vabbè, passiamo invece adesso a una piccola parentesi sui piloti del VRC2 che si sono comportati in modo assolutamente straordinario. Erano pochi i big, ma capiamo la trasferta. Vince un incredibile Gus Greensmith, che prima vittoria nel WRC2 è davvero spettacolare. Alle sue spalle arriva un ottimo Lindholm, qualche difficoltà nel sabato. Terza posizione invece per Solberg, che si è comportato molto bene, peccato per le diverse, per alcune forature e per alcune noie meccaniche che l'hanno relegato alla terza posizione. Io purtroppo segnalerei anche i problemi per Formò, che era secondo, se la lottava per il podio. Poi anche per lui il problema è M-Sport, che fai, te ne privi, e quindi è arrivato nono in classifica WRC. Peccato, perché si stava difendendo anche abbastanza per qualche giorno di qui e di là. Vabbè, Greensmith 8,5, abbiamo dato un voto anche a lui perché se lo merita, avendo vinto. Greensmith io l'ho detto in live, quindi non sto qua a rivederlo. Pilota che lo scorso anno ha dimostrato sulle Rally 1 la crescita, vedremo cosa ci regalerà quest'anno sulle Rally 2 che sono la prima gara per Greensmith del WRC2, quindi 20, forse 29, non mi ricordo quanti punti ha preso la cosa, però un bel bottino di punti comunque se l'è portato a casa. Ok, andiamo avanti, passiamo la pagella dei costruttori. Iniziamo dal team che ha vinto l'evento e che ha piazzato ben 3 vetture nelle prime 4 posizioni, Toyota, 8,5 per loro, ancora una volta la squadra da battere, hanno avuto i loro rivali. Hanno avuto, allora, la squadra da battere, d'accordissimo, la cosa che fa riflettere è che quest'anno hanno dei competitor, perché Hyundai è sul passo, soprattutto con Devin, ma anche con l'Appi. M-Sport, quando la macchina funziona, è lì, è super competitiva con Ottanak, quindi secondo me attenzione perché potrebbe uscire un bel campionato. Non è un campionato scontato. Non è un campionato scontato, non solo per i piloti, ma oddio, per i costruttori non lo so, ecco, perché se Hyundai continua a fare così, porto solo una macchina a punti, massimo due in seconda e in terza posizione, e M-Sport va una punta sola, purtroppo, quando va... La vedo dura, però il piloti sicuramente sarà interessante, l'abbiamo detto, sullo stesso piano, e quindi a Hyundai non possiamo che dare un 8, perché non 8,5? Beh, perché sono arrivati secondi, una vettura sola nelle prime 4 posizioni, ci sta un piccolo gradino di scalino. È il piano del gradino del podio. Un bello scalino di distacco invece, siamo circa 4 metri da Hyundai Ford. Lo dicevamo in fuori onda, non è possibile. 4 metri proprio, non è possibile che passiamo da dare 4, 10 e di nuovo 4, ragazzi, non è possibile che in un intero evento 4 auto su 4 hanno problemi, nella stessa prova ti giochi 3 piloti e li butti tutti via fuori per la vittoria. Sappiamo che sì, non ci siamo. Il periodo è difficile per M-Sport, alti e bassi. Clamoroso. Una montagna russa, cioè essere tifosi M-Sport è essere su una montagna russa. Almeno, cioè, i tifosi Hyundai, noi partiamo delusi, cioè c'è poco da fare, parte il campionato, ha già vinto Toyota, non ci sono problemi. M-Sport ti fa credere di esserci. Ricordiamo la situazione nel campionato, che appunto vede Toyota con
127 punti, 27 punti in più di Hyundai. Ancora non sono 127 in più. Ancora non sono. Potrebbe aspettiamo qualche caso. Passiamo adesso a parlare. Forse direi il terzo pilota. Forse è la squadra di Hyundai leggermente inferiore. Sì, questa è. Però se ne va a vedere, staremo a vedere cosa ci dice. Però Neville questo rally del Messico ha fatto bene, non ha creato problemi, non si è autocreato problemi, quindi bene così. Vabbè, passiamo al WRC3. Siamo a quella della categoria cadetta, ancora più cadetta della cadetta, WRC3, vince Dominguez. Io di Dominguez gara non c'è nient'altro da dire, ragazzi. Cioè, era lì, quasi ce ne siamo dimenticati, erano due piloti, arrivo con 20 minuti di vantaggio. Voto all'evento, un bellissimo evento, finalmente è tornato dopo un anno sabbatico. Nel 2021 invece è stato tranciato a metà nel sabato proprio a causa del Covid. E di prove spettacolari, lunghe le prove spettacolo, toste perché hanno fatto più danni le prove da 3 km che le prove da 35. Tante anche le prove spettacolari. Tante prove in generale, poi il pubblico caloroso, premiazioni organizzate bene. Premiazioni che posso dire anche caratteristiche, cioè vedi la premiazione fa quello in Messico con i mariachi, la premiazione con il sombrero, con la città di la Salomon, la birra, la bottiglia di tequila, gli stivali, un rally davvero spettacolare che non può non portarsi a casa. Un 8 e mezzo, un 8 e mezzo, assolutamente. In Italia ci portiamo i pizzaioli. Peccato che in Sardegna, però sarebbe fighissimo. Vabbè, come cosa. In Sardegna regaliamo il piatto per poi andare a mangiare. Quello è sì, ma quello è per la pasta, per la pasta, la carbonara. Se tu metti gli spaghetti nella carbonara sei una bestia. No, se ci metto i bucatini nella carbonara, è chiaro. Vabbè, andiamo avanti, la carbonara non la mangio quasi per nulla. Andiamo verso la conclusione del nostro video. Piccola parentesi sul fornitore, il mono fornitore di pneumatici Pirelli. Si è comportato molto meglio. Assolutamente sì, rispetto a Monte Carlo soprattutto. E soprattutto allo Spezia, come che esplodevano. Poche forature? Cioè non tantissime, quelle forature ci sono state anche lente. Io non ho visto ruote scoppiare. No, poi quello che succede. Certo, bisogna dire che sono comportate bene nonostante la PS, cioè le PS dicono distruggono tutto, sassi, tagli, un po' di Sardegna, uno di quei rally tosti, però brava Pirelli, ci hai soddisfatto, ora bisogna lavorare sulle gomme d'asfalto, però il voto non te lo diamo, non meriti di essere buttato. Detto questo, siamo arrivati alla fine, siamo a circa 17 minuti di video. Abbiamo cronometrato tutto, ragazzi, sta botta non c'è scappa niente. Siamo comunque in ritardo, ma non fa niente, non vogliamo tirare. Vi ricordiamo questa lista di social, andateci a seguire ovunque, vi aspettiamo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete un mi piace per signori, non perdere nessun contenuto. Ma wow, che bravo youtuber che sei. A parte gli scherzi, avete visto, è tornata anche l'Italia dei Rally, da qui al Croazia usciranno altri bei contenuti. Rimanete informati sui nostri social per quanto riguarda le live del Croazia, se ci sono problemi come è successo questa volta con il blocco del canale per 48 ore, l'unico modo per rimanere aggiornati è Instagram o Telegram. E quindi che dire, con questa notizia bomba, che dire? Ah, Andreucci ha vinto un altro round del campionato italiano. Primo round sul Val d'Orcia, il rally della Val d'Orcia. Basta Andreucci, ti prego, non ce la facciamo più, vinci sempre tu, lasciami un po' di speranza per i giovani. Lasciate un po' di speranza, voi entrate estate, quasi, ci siamo quasi. Da Paolo e da Dottore è tutto, ciao belli!